E allora dicevi? E allora siamo state mandate via perché dalla parte di Auschwitz venivano i russi. Allora noi, efficienti per modo di dire, ci mandavano a lavorare e mi hanno mandato in una fabbrica di bombe di Stukas a Eberswalde. E là sono stata un poco meglio perché perlomeno ero coperta, non mi pioveva, non c'era freddo. E là sono stata, dovevo sulle bombe di Stukas dare l'ultimo giro di tornio, che non sapevo neanche che cosa era. E in quel caso mi ha molto aiutato il capomeister tedesco, che era un poveretto della fabbrica, pensionato, che era stato richiamato perché stesse con noi. E lui, visto che io stavo male, mi dava anche, poveretto, una fetta della sua margarina per tenermi su. Facevo pena perché ci avevano levato gli occhiali, quindi io senza occhiali già era un problema per me. E così siamo arrivati al E 24. dove alloggiavi quando eri in questa Nelle fabbrica? baracche, nelle C'erano baracche. delle baracche vicino alla fabbrica. Ben vicino, bisognava camminare, non con Rosamunda per fortuna, bisognava camminare, io penso, 2-3 km, non so, Per andare altrettanto per naturalmente con tornare le lassù. scarpe numero 43, io Sì. che ho 46. E io sono 36, per metterci in condizioni di non essere allineate. Allora erano botte. Ed eri vestita come? E là ero vestita diversamente. Peccato che l'ho lasciata a Bari il mio vestito. Là ero, mi aveva dato una palandrana nera e nel centro, in grande, appiccicata, una croce. Una croce. Nella schiena. E sulla schiena, bella lunga, sono vestita. Scusi, Prego. quando eravamo a Eberswalde, prima del 24 aprile, in fabbrica non si lavorava più perché si bombardava. Eberswalde è a 40 km da Berlino. Allora, vedevamo noi quando Berlino ardeva il 19 aprile, anche le date mi ricordo, 19 aprile, che vedevamo tutto rosso il cielo. Cosa è? Berlino arde, Berlino arde. Per farci lavorare ci hanno mandato fuori e dovevamo fare le trincee, scavare le trincee, tanto profonde, tanto alte, io non ce la facevo proprio più, pregavo Dio di morire. E trincee per l'ultima difesa di Berlino, ma che difesa di Berlino era? Ma che difesa? E dopo è successo che sono scappati via anche loro il 24 aprile, sono scappati via. Naturalmente, dal campo tu non hai poi recuperato niente del tuo famoso pacchetto Ma con... che? Ma che, sarà finito a qualche bella signorina tedesca. Era tutta elegantina se mi sono presentata, figurate. E così siamo arrivati al 24 aprile. 24 aprile, 23 aprile io già vedevo, parlavo con l'amica e vedevo, ma guarda che sotto le gonne di queste maledette Auserin, che era una terribile, vedo una cosa che non è divisa, come sottoveste, come qualche cosa, ma qua abbiamo l'impressione che stia finendo qualche cosa. E 24 aprile ci svegliamo, il campo vuoto, tutte scappate via. Siccome questo Eberswalde era in una boscaglia, è come se cammina, e dove andiamo? C'era una ragazza di Ronchi dei Legionari che si chiama Ondina Peteani, ancora è viva, che lei aveva fatto la partigiana proprio Col fucile? col fucile. Dice, attenti, io seguo, ci possono essere le mine. Non sapevo cos'erano queste mine. Allora seguivamo lei finché siamo arrivati a questa strada principale, dove abbiamo visto carretti, carrettini, gente che scappava, militari tedeschi, avevo un cuore grande così, militari tedeschi che venivano inquadrati dai russi e portati via. E se lungo la sponda trovavamo qualche morto, come è successo a me, che era uno poveretto con vestito a righe blu con un sacco di patate, ho rubato le patate. Perché in quei 2 mesi io avevo anche attacchi fortissimi di malaria, quindi nei fienili dovevo correre là per smaltire questa malaria. E gli italiani, specialmente un tenente Aldo Rossi, che era direttore della Regina Coeli
siccome del 22 sta già in pensione e abitava dalle parti di via Giulio Barilli, da quelle parti, lui mi ha aiutato molto. Anzi, ma dove l'hai trovato questo? Com'è? Dove l'hai trovato questo italiano? Perché quando noi camminavamo lungo la strada, camminavano anche degli uomini. Siete italiani? Sì, italiani, allora uniamoci insieme, andiamo verso Amburgo. Erano soldati che erano stati presi prigionieri dai tedeschi. E invece noi sbagliavamo strada, verso Amburgo, c'è ancora la vecchia carta fotografica, verso Amburgo, e invece andavamo in bocca ai russi. E questo mi ha aiutato molto, perché alzati, mi trascinava, poi lui capiva, quando, perché siamo arrivati a Plau, dove c'era Plau, qua i russi bombardavano, qua i tedeschi bombardavano, e noi... Abbassa la testa, mi dirigeva e mi dava, non so dove l'ha trovato, forse in qualche casa privata, zollette di zucchero per tenermi in forza. Dopo ci siamo viste e riviste, ma dopo il tempo passa. E finalmente siamo arrivati in una città, in Boca Jus. Era il 2 giugno, praticamente dal 24 aprile fino al 2 giugno noi abbiamo vagato così nelle stalle, dormire per terra, nelle stazioni, scavare nei fienili, perché dicevano i polacchi, avevano nascosto le patate nei fienili, scavare nei fienili. Beh, per trovare da mangiare. È un episodio purtroppo triste. Una di Trieste, scavando così, ha trovato 24 uova. E già c'era anche questo tenente Aldo Rossi, già qualche militare. Facciamo la frittata. Io avevo lo stomaco bloccato, ringraziando di Dio. E questa ragazza è morta. Come mai? Queste uova erano... Non le mangiare. Ah, certo. Non le mangiare. Certo. E la tua sorella è sempre stata con te? No. Mia sorella è ancora peggio. E dopo... Quando siamo arrivati in mano di russi, siamo separati e siamo andati in questo campo di liberazione di prigionieri liberati, dove noi italiani dovevamo rientrare gli ultimi, perché avevamo tradito la Germania. E in questo campo mi è venuta la pleurite, la polmonite, dopo sono crollata, il tifo, attacchi di malaria. E c'era un medico tanto bravo, Aldo Fanelli, era di Fano, che prendeva i mattoni, andava in cerca di mattoni e metteva i mattoni qua sulle spalle. Non so perché i mattoni si curano con la pleurite. Forse li scaldava. Perché era medico, era stato nominato medico di questo nostro ospedale. E poi ci siamo persi di vista, no? Perché i militari sono rientrati prima, noi dopo. Praticamente noi donne ci hanno messo sul treno ospedale, perché non delle condizioni, se là era 6 mesi dopo, più di ancora prima, sul treno ospedale ci hanno messo il 2 ottobre, ore 9, nel stesso momento che mia madre a Bari spirava pensando alle figlie che non sapeva dove erano.